Hey, ciao. È territorio degli Animals. Hai qualche trucco da poliziotto per convincerli? Grattargli la pancia? Non esporre la gola? Ah, vaffanculo. Non abbiamo un mandato, quindi dovrai entrare da solo. Se trovi qualcosa, avvertimi. A me sembra una normale carrozzeria. Il club è qui. Fidati. Dimmi, è il tuo intuito che parla? L'istinto del poliziotto? Qualcosa del genere.
animali all'interno. Cioè, astuto. Ottimo. Qualcuno voleva davvero coprire qualsiasi cosa sia successa. Cosa dovremmo cercare? Qualunque cosa ricordi un ufficio. Ogni club ne ha uno. Ottimo. Qualcuno voleva davvero coprire qualsiasi cosa sia successa. Cosa dovremmo cercare? Qualunque cosa ricordi un ufficio. Ogni club ne ha uno. Tutto ok? Vi! Dai. Mi senti? Respira. Per me non è stato un attacco di cuore a uccidere Rain. Come ho sempre detto. Ma... hanno infettato la sua BD. Ecco che cosa l'ha ucciso. Cazzo. Mi sa che hai ragione.
Dai, vi. Sembra un ufficio, più o meno. Servono i computer, prima di tutto i computer. Sì, rigido come uno stoccafisso. Secondo me è morto da almeno un'ora. No, niente trauma card. Scommetto che non l'ha portata apposta. In club come questi non vuoi che il trauma team faccia irruzione mentre stai scopando e la situazione si scalda. Il cuore, probabilmente. Doveva essere troppo grasso e messo male. Ok, sì, d'accordo. Il coroner lo troverà a casa, gli dirò cosa scrivere. Morto nel sonno, tranquillo come un bambino. I ragazzi lo stanno portando via. Certo, nessuno lo vedrà. No. Sì? Sì. Ti chiamo dopo. Non sono dell'umore giusto. Credo che abbiamo visto tutto. Andiamo. Ok, andiamo. Credo di aver visto un'altra uscita prima. Ancora con questo delinquente? Sta zitto, Harold. So cosa hai fatto. Non ti chiederò perché hai coperto la cosa. E neanche perché sei finito in questo casino. Voglio solo sapere chi ti ha dato l'ordine. Che importa, River? Perché ci tieni tanto? La tua coscienza è pulita, puoi dormire sonni tranquilli. E sai perché? Perché mi sono preso io tutte le responsabilità. Tu non hai idea di come funziona questa città. Credi che le tue stronzate ispirate e idealistiche significhino davvero qualcosa? Beh, non è così. Ehi, non guardarmi in quel modo, mercenario. Sai che ho ragione. Conosco bene questa città. Quindi sai come funziona. Le strade, il municipio. Le regole sono le stesse. Lo sapeva anche Ryan. Si è battuto per questa città. A volte in modo pulito, altre in modo sporco. Ma sempre con coraggio. Non meritava di essere infangato. Vi. Apprezzo l'aiuto. Ma non sono affari tuoi. Me ne occupo io. E come farai? Sono in arresto? Ho un video, un movente, la tua confessione. Quindi sì, potresti esserlo. Avrebbe molto senso. Non devi neanche dirmi chi ti ha ordinato di coprire la cosa. Lo so già. Quindi, visto che puzza di piani alti lontano chilometri, andrò agli affari interni. Ah, non faranno nulla. Non contro di me. Attirerai la loro attenzione.
Va a casa, Ward. Riposati un po'. Domattina troverai più facile digerire la cosa. Cioè, è quello che farò io. Cazzo. E ora che farai? Non mi arrendo. Non posso. Holt ha ammazzato Rhine. Voleva la sua poltrona. Il motivo più vecchio del mondo. Per questo, credo. Ha usato l'NCPD per coprirsi le tracce. Credo anch'io che sia stato Holt, l'unico che aveva da guadagnarci. Andrò dagli affari interni. Ho abbastanza prove per riaprire il caso. Va pure. E tu? Torni a fare il rapporto ai Perales? Sì. Ok. Io resto qui a osservare la situazione. Grazie, B. A proposito di Rhine, credo di sapere che cosa è successo. Ottimo. Passa a trovarci, per favore. È una faccenda riservata. Preferirei discuterne di persona. Ti aspettiamo. Allora, hai un piano? Puoi dirlo forte. Vieni da me stasera. Definiamo tutto insieme a Tom e Roxy. Sono dei nostri. E ci sarà anche Michael. Come ci sei riuscita? Ho qualcosa di grosso. Sì, siamo di stasera ti dico tutto. Grazie. Ultima cosa, come vuoi la pizza? Carciofi e avocado. E zucchine, per non farci mancare niente. Ricercata. Allora, ci vediamo stasera? Certo che sì. Ti dirò solo una cosa. Probabilmente sarà più di una, ma... Ok. Non dire niente, non lasciarti coinvolgere. È una faccenda più grande di quanto tu pensi. Se non farai attenzione, ti risucchierà. Non facciamo drammi. Il mio ruolo finisce qui. D'accordo, fa come cazzo ti pare. Mai una volta che mi ascolti. Salve, V. Prego, entra pure. Mettiti a tuo agio. Jefferson ci raggiungerà subito. Thank you.
Prego, siediti. Grazie. È bello vederti, Dee. Elizabeth mi dice che hai delle risposte per noi. Sono tutto orecchi. Non sono sicuro al 100% di cosa sia successo. Non lo è quasi mai nessuno, ma... Mi sono fatto un'idea. Ryan è stato ucciso in un nightclub. Qualcuno gli ha dato una BD infettata da un virus. Ne sei sicuro? La stessa BD mi ha quasi ucciso. Quindi sì, ne sono sicuro. Hai idea di chi sia stato? Non con certezza. Ma molti indizi sembrano puntare a Weldon Holt. Lo sapevo! Hai qualche prova? No, solo... forti sospetti. È già abbastanza, Jeff. Dobbiamo fare attenzione. Tenere d'occhio Holt e aumentare la sicurezza. Hai ragione. Come sempre, hai ragione. Grazie per il tuo aiuto, Vi. Il tuo compenso. Guardatevi le spalle a vicenda. Ciao. Bene, dove eravamo rimasti? Fai attenzione, per favore. D'accordo, ci torneremo più tardi. E la conferenza? Ce l'hai fatta? Saremo al municipio? No, no, no. Jeff era un membro del consiglio fino a poco fa. Hai il diritto di usare quello spazio tanto quanto Ryan. La multa per gli animali non registrati sarà a 40.
e sintonizzati su N54 News. Ehi, tu! Ti piacciono le brain dance? Ti usciranno le ottiche dalle orbite! Ho qui la roba più tosta sul mercato! Che cos'hai? Per te, amico, il meglio che Night City ha da offrire. Sarebbe? Il virtù più innovativo, emozionante ed euforico che tu abbia mai visto! Ti farà venire un orgasmo al cervello, amico! Da dove viene? Hai una licenza per la distribuzione esclusiva a Night City? Ehi, non frega un cazzo a nessuno di queste cazzate! E sai perché? Perché la roba che vendo è troppo vera per essere vera, capisci? Che contiene il virtù? Roba da sballo spacca neuroni, adrenalinica e da scombussolarti tutte le cazzo di sensazioni. Ti farà venire un orgasmo al cervello, amico, fidati di me. D'accordo, hai la mia attenzione. Ah, sapevo che non avresti resistito. Il virtù è tutto tuo. Per qualche ad in più puoi usare il mio impianto. Non serve, ho il mio visore. Ma certo. Probabilmente roba di qualità aggiornata all'ultimo firmware, eh? È che questo virtù è roba vintage. Dubito che riuscirai a leggerlo. Avresti dovuto dirmelo prima di prendere i miei Eddy. Hai ragione, non ci ho pensato. Ma ascolta, puoi usare il mio impianto? C'è problema, credimi. Oh, davvero? E poi? Userò il tuo spazzolino? Mi metterò le tue mutande? Ridammi i miei Eddy, subito. Oh, merda. L'amico ha seri problemi di rabbia repressa. Tieni. Prova a fregarmi un'altra volta e ti strappo le ottiche. Yeah!
Ehi, Vi. Entra. La pizza si raffredda. Siamo in cucina. Sei qui, bene. Siediti. Lei è Roxanne. Lavora al Klaus da più tempo di tutti noi. Ciao. Ehi, piacere. Quando ho sentito quello che hai fatto al Klaus, mi sono troppo pentita di essermelo perso. Mangia la pizza gratis e poi andiamocene di qui, ok? Stai meglio? Ti vedo bene. Ho messo il pilota automatico. Non penso, agisco. Un buon metodo. Allora, qual è il piano? Aspettiamo Maiko. La puzza di cadavere non se ne andrà mai. Tu ammazzi un sacco di gente. Hai un segreto. Allora, qual è il piano? Interessa anche a me la risposta. Ho modificato il chip comportamentale. Può dare a qualsiasi doll un sistema di riflessi motorio. In altre parole, fa muovere e combattere una doll come un solitario professionista. Interessante, no? Quello che si impara sintonizzando orgasmi finti per le Mox. Ti spiace uscire? Non si fuma qui. Farai cambiare aria? Ok, vado alla finestra. Il corpo reagisce come se eseguisse una serie di movimenti imparata a menadito. L'abbiamo già testato su Tom. Gli impulsi del chip sostituiscono i riflessi naturali. Perciò è come se l'utente fosse vittima di cyberpsicosi. È praticamente la stessa cosa di quando ci attiviamo per i clienti. Una tecnologia che ha solo pro e nessun contro. Non me la bevo. Che effetti collaterali ci sono? La modalità di combattimento si attiva automaticamente in presenza di una minaccia e non c'è modo di disattivarla. Non ho trovato altre soluzioni. E basta? Non lo so. L'unico modo per saperlo sarebbe eseguire test su una serie di soggetti per mesi. C'è anche un problema etico. Potresti ammazzare qualcuno senza ricordartelo. I solitari non eseguono dei semplici movimenti. Elaborano informazioni in frazioni di secondo, logistica, processi decisionali. È il risultato di anni di pratica. Dubito che il tuo chip possa compensare tutto ciò. Probabilmente hai ragione, ma non vedo altro modo. L'alternativa è un allenamento intensivo, ma non c'è tempo. Come ti è venuto in mente? Da come funziona il chip comportamentale al Klaus. Mi è sempre sembrato che fossero facili da modificare. È strano che l'idea non mi sia venuta appena siamo entrati nell'ufficio di Maiko. Sei fortunata con tutte le telecamere e i microfoni che ci sono nel Klaus. I Tiger Claws staccherebbero i chip alle doll con il cacciavite piuttosto che rischiare una cosa del genere. Ok, devo vederlo per crederci. Finalmente qualcuno l'ha detto. Tom? Ho estrapolato la sequenza da un virtù di Kung Fu. Lo ammetto, niente male. Certo, per la piazza del mercato di Kabuki? No, prima di parlare seriamente d'affari, voglio vedere qualcosa di concreto. L'hai appena visto. Ho visto un trucchetto da bar. Voglio vederlo combattere. Abbiamo un esperto di combattimento tra noi. Voglio vedere come Tommy se la cava con lui. Vi? Basta che non distruggiate tutto. Mi piace qui. Dacci dentro. Ma che? No! Oh. Tutto a posto? Stai bene? Guarda che roba! Hai visto? Devo fare un po' di cardio. Hai qualcosa da dire? Dillo subito. Chi? Io? Questa è la mia faccia colpita.
contenta? Lo sono di rado, ma ho la prova che funziona. Ok, facciamolo. Abbiamo un esercito di 3 picchiatori e una tecnica. E adesso? Le guardie e i Tiger Claws li mettiamo sotto senza problemi. Li stendiamo, disarmiamo o accompagniamo fuori. Il Claws sarà nostro. Ai boss invece diamo un ultimatum. Una fetta del ricavato se accettano di non farsi più rivedere al club e di non avere più voce in capitolo nella gestione. Come pensavo, un piano folle e abbozzato. Non vedi a un palmo dal tuo naso. Eliminare la sicurezza non servirà a nulla. I Claws manderanno altri uomini. È Hiromi Sato l'uomo a cui bisogna arrivare. Dove troviamo questo Hiromi? Al suo appartamento. Nella mega torre H8, ultimo piano, l'attico. Non esce quasi mai dalla sua casa di cristallo. Ma io troverò il modo di entrarci. Non sarebbe meglio tendergli un'imboscata per strada? Tipo mentre si fa un hot dog o piscia in un veicolo? Perché fare irruzione in un attico che probabilmente sarà anche pieno di guardie? Hiromi non va da nessuna parte senza sicurezza, perciò uno non fa differenza. Due è una dimostrazione di forza. Gli facciamo vedere di cosa siamo capaci. Che è molto meglio di un'aggressione per strada. Allora, V, Tom, Roxy, avete deciso? Io devo pensarci. Ecco, non ho mai ammazzato nessuno. Io ci sto alla grande. V? Non dirmi che ci stai pensando seriamente, eh? Conta su di me, Judy. Ti ho già detto che ti avrei aiutata, no? Grazie, V. Risparmia la gratitudine per dopo. Organizzo l'incontro e vi faccio sapere. Mi servono un paio di giorni. Buon divertimento! Aspetta, Maiko. Ce lo dai un passaggio? Solo se state in silenzio. Mi sta venendo il mal di testa. Merda. Ho paura, V. A proposito di gratitudine, capisco che quello che ti sto chiedendo di solito è a pagamento. So che vuoi darmi una mano, ma sono felice di pagarti la tariffa completa. Mi sembra più che giusto. Ok, grazie. Mi fa piacere che tu ci abbia pensato. Ah, figurati. V, stai bene? V, non mi sembri in forma. Ok. Ok, sto bene. Va meglio. Oh cazzo, V. Che succede? Stai male? Ricordi il colpo per cui ci ha ingaggiato Evelyn? Il relic che dovevo rubare? Come faccio a dimenticare una cosa del genere? Il biochip. Beh, per farla breve, c'era dentro un engramma di Johnny Silverhand che sta sovrascrivendo la mia mente. Parli sul serio? Vorrei non fosse così. Cazzo. E c'è qualcosa che puoi fare? Posso sperarlo. È tardi, sei stanco. Puoi dormire sul divano se vuoi. Io andrei. Ok, come vuoi. Ti chiamo appena Maiko ha organizzato il incontro con Hiromi. Di installare il nuovo fantastico filtro d'azienda Tech. Credo.
credetemi, lo sapreste. Si piega in ogni direzione, tranne quella giusta. Ma fermi! Aspettate a chiedere una sostituzione. A Night City la scomodità è sempre in voga. Potreste lanciare senza volerlo una nuova moda. Chiunque in questa città. Commovente, ma io non condivido le aspirazioni di mio padre. Quindi mi aspetto di vivere più di lui. Andiamo. Andiamo. Bocca al lupo. Ti servo qualcosa? Più tardi. Forse, non so. Non aspettarmi alzato. Come ti ha aiutato Wayland esattamente? Grazie a lui troveremo Grayson in casa quando gli faremo visita. Quindi sappiamo dove cercarlo. Qualcosa per te. Su, provala. È la giacca di Johnny. Una replica, fatta su ordinazione. Quella vera deve essersi disintegrata anni fa. Grazie. Sali. Finalmente un vestito decente. Che ti ha detto Johnny di me? So che voi due parlate in continuazione. Johnny parla per lo più di sé. Già.
Strano che tu non abbia incrociato Smasher prima d'ora. Solo in qualche discorso, di tanto in tanto. Sì, ma non hai mai provato a cercarlo? Ascoltami, il fatto che Johnny sia tornato cambia le cose, ok? Ok, certo. Credimi, lo so bene. Sicura di volerlo fare? Che c'è? Hai dei ripensamenti? No, è solo che non voglio che Johnny ti costringa. Adam Smasher è la sua ossessione, non la tua. Tu credi? Cerco solo di giocare pulito. Mi sa che ne riparliamo. Ok, scendiamo qui. Magari è la nostra giornata. Eliminiamo Grayson e Smasher in una volta sola. Quello stronzo deve essere qui da qualche parte. Quindi qual è il piano? Wayland ha visto Grayson in giro per il porto. Era con qualcuno. Smasher. Lo spero, ma prima dobbiamo raggiungere il data terminale dei Maelstrom. Dovrebbe contenere informazioni su Smasher. Deposito principale. Il terminale è lì. Ok, possiamo iniziare. Troppi curiosi in giro. Meglio aspettare che faccia più buio. Forse Smasher o Grayson si faranno vedere. Forse, ma non ci conterei troppo. Non mi farei sorprendere qui alla luce del sole. Ok. È abbastanza buio. I Maelstrom coprono il porto. E tu? Forza, andiamo. Sembra nervosa. Coprila, non si sa mai. Ho un'idea. Aspetta un attimo e poi seguimi. Vuoi aprirla? Ok.
non farti beccare. Scansionalo e vedi se c'è qualcosa di utile. Io sorveglio la porta. Ah, sa esattamente dove trovarlo. Sta prendendo tempo, te l'ho detto. Rogue è ancora spaventata da quello stronzo. Sembra che si nascondano sulla nave. Ok, vediamo cosa troviamo. Laggiù, sulla destra. Sì, che c'è? Eccola lì. L'hai buniche. Non mi sembra granché. E dentro è ancora peggio. Andiamo. Credo proprio che si sia rintanato qui. Pensavi che Smasher avrebbe messo un'insegna? Controlliamo il ponte. Ok. Perché lo stai facendo? Per pareggiare i conti. Vuoi vendicare Johnny? Anche quello. Sentito? Grayson, sì. No, non quello. Quel bastardo mi ha sparato con la mia stessa pistola. Vieni qui! Malorian 3516. Ha un suono unico. La riconoscerei. Che brutto di incapace! Non uscirai vivo da qui! Vieni qui! Vieni qui! Questa non è tua, direi. Grayson. Rogue. Io e te non facciamo più parte della stessa squadra. Non mi sorprende, sai. A quanto pare è la tua specialità pugnalare alle spalle gli amici. Dov'è Smasher? Potrei anche sfondarti il cranio come un uovo, sai. Riusciresti ancora a parlare? Per un po'. Certo, parlo volentieri. Ti sei mai chiesto come Rogue sia sopravvissuta dopo l'attacco alla torre? E perché nessuno le abbia mai dato la caccia? Solo lei? Tra tutta quella feccia dell'Atlantis? Io sì. Io mi chiedo davvero fino a dove si sia spinta per sistemarsi così bene. Chi si scopava? A chi ha dovuto leccare il culo? Oh!
Dov'è Smasher? Con l'Arasaka. Ma credo che tu lo sappia già. E quando tornerà? Mai. Il fedele Adam ne è appena stato nominato capo della sicurezza. Non tornerà mai più in questa fogna. Io sono rimasto solo per chiudere alcuni affari in sospeso. Merda! Puoi dirlo forte. Voi due non volerete mai così in alto. Smasher è fuori dalla vostra portata. Ma non temete, vi troverà. Gli piace chiudere questi conti di persona. Ci porterai da Smasher, bastardo. Anche se volessi, non si fida abbastanza di me per... Ehi, ma perché vi interessa così tanto Smasher? A me interessa Silverhand e quello che gli è successo. Johnny Silverhand? Che cosa vuoi sapere? Smasher ti ha mai detto che ne ha fatto del corpo di Silverhand? Ti piace così tanto, eh? Vorresti riesumare quella merda? Oppure vuoi sentirti raccontare com'è morto nel suo stesso piscio, con i neuroni fritti dal Soul Killer? Che ne hanno fatto di lui? Nelle Badlands, vicino ai giacimenti petroliferi. L'hanno sepolto lì. Prendetela 101 verso nord, poi cercate l'interramento. Scavando abbastanza a fondo potreste persino trovare un braccio d'argento sporco di merda. Ho sentito abbastanza. Facciamola finita. Bastardo. Solo a guardarlo mi viene voglia di strapparmi gli occhi. No, no, aspetta! Ho qualcosa. Silverhand, ti interessa lui, vero? Potrei darti qualcosa. È il tuo giorno fortunato. Ti stai rammollendo, Vi. Quello che ti ho promesso è nel container, su quella gru laggiù. Cosa c'è dentro? Lo vedrai. Ho qui la tessera d'accesso. Prendila. E che cazzo? È stato inutile. Tutto quanto. Non abbiamo altre piste da seguire ora. Cazzo. B, dille che... Johnny dice che lo troverai. Ah sì? Beh, digli... Cazzo! Non riesco neanche a parlarci normalmente. Smasher. Cazzo, ma non capisci? Non si tratta soltanto di Smasher. Lui è solo la fottuta punta dell'iceberg. Anche se lo uccidessimo, che cosa otterremmo? Non ho motivo di restare, io vado. Non sei curiosa? A dopo. Lasciala stare, Vi. Si riprenderà. Ma in questi momenti preferisce restare da sola. Ok, lo capisco. Dobbiamo tirare giù quel container. Se lì dentro c'è qualcosa di mio, lo rivoglio. Ok, cerco il pannello di comando. Eccolo lì. Dai, facci vedere il tuo bel faccino. Oh. Oh, cazzo, ho capito che cos'è. Vediamo cosa abbiamo qui. Tira via quello straccio. Ok. La mia auto. Salta su. Te la faccio persino guidare. Fa le fusa come un gatto. Oh, sì. D'accordo. Andiamo a vedere dove hanno piantato il mio... Sapevo che tra te e Rogue fosse una cosa così seria. Ah, certo che era seria. Ad ogni nostro incontro qualcuno moriva. Molto romantico. Decisamente il tuo stile. C'era sempre qualcosa di mezzo. Lei aveva un affare, io un altro. Di musica, intendo. Non era.
era mai una cosa banale. Però una volta volevo portarla a vedere un film. E non è successo, come sempre. Non manca molto. È peggio di quanto pensassi. Deve essere qui da qualche parte. Non posso credere che l'abbiano portato fino a qui. Sembra meglio della discarica in cui ero finito io. Quindi è così. Non c'è niente. Cosa ti aspettavi? Una lapide, una bandiera e dei fiori. No, io non lo so. Un segno. Qualcosa. Qualsiasi cosa. Possiamo rimediare subito. Meglio adesso? Se fosse stata la mia vera tomba, che cosa avresti scritto? Qui giace Johnny Silverhand? Leggenda di Night City. Mi piace, ma cosa significa realmente? Cosa ho ottenuto a cantare Cippinin davanti a un branco di ragazzini incazzati? Gli hai dato speranza. Gli hai mostrato che i corporativi non possono comprare tutto. Ricordo quello che pensavo sul palco. Che se anche fossero morti tutti per i loro ideali, ne sarebbe valsa la pena. Ma quando ti guardo... Ascolta, adesso ho capito che ho scazzato un sacco di cose. Ho deluso e usato tutte le persone che mi avevano concesso la loro fiducia. Sono stato un bastardo, cieco ed egoista. Ma una cosa non l'ho ancora sputtanata. Non voglio rovinare quello che c'è tra noi. È stato un viaggio difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Molti di quelli che credevo amici non sopportavano neanche l'idea di stare nella stessa stanza con me. Sei quello che mi è stato più vicino in assoluto. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Eppure, non sembra che tu mi odi a morte. All'inizio sei stato un vero stronzo. Perché te lo meritavi. Ricordi quando ti sei svegliato da Victor e non sapevi nulla di me? Vedo la gente morta, ho paura. Per poi piagnucolare con Misty dicendole che non volevi morire. Ricordo che mi imploravi una sigaretta nel cuore della notte, lamentandoti di non potermi uccidere. Non pensavo che saremmo arrivati fin qui. Quando hai detto che hai deluso i tuoi amici, intendevi Rogue? Rogue, Alt, Kerry, Santiago... Non tutto è perduto, almeno non con Rogue. Non posso fingere che non sia cambiato niente in 50 anni. Non posso inserirmi nella sua vita. Beh, l'hai già fatto. Sì, è vero. Sai, le avevo promesso di portarla a vedere un film, tanto tempo fa. Buona idea. Puoi chiamarla e chiederle se una di queste sere è libera. Il problema è che dovresti lasciarmi il controllo, di nuovo. D'accordo. La chiamerò. Ok. Andiamocene. Non c'è niente da vedere qui. Valeva comunque la pena di venire. Decisamente. Grazie, Vi.
Di tutte le teste in cui sarei potuto finire, sono felice di essere nella tua.